Anche la densità è una grandezza derivata ed è il rapporto tra la massa di un oggetto e il suo volume. Però la densità non si riferisce agli oggetti, ma si riferisce alle sostanze. Infatti, se noi prendiamo, per esempio, un oggetto di ferro, anzi due oggetti di ferro di masse diverse, per esempio un oggetto ha la massa doppia dell'altro, ma sono entrambi di ferro, allora quello che ha la massa doppia ha doppio anche il volume e il rapporto ce l'hanno uguale, il rapporto tra la massa e il volume. Perché l'altro, quello più grande, avrà doppia massa diviso un doppio volume, quindi stessa densità. Si dice che la densità è una grandezza intensiva e non estensiva, perché non dipende dalla quantità dell'oggetto, in questo caso, cioè dal volume, né dalla massa, dipende dalla sostanza. In questa tabella ci sono le densità di vari materiali, per esempio il ferro, 7870 kg al metro cubo, vuol dire che un metro cubo di ferro, che possiamo immaginare come un cubo di lato un metro, contiene quasi 8 tonnellate di ferro di massa. Invece, un metro cubo d'aria contiene soltanto 1,29 kg d'aria. L'acqua ne contiene esattamente 1000 kg per metro cubo, o che è lo stesso 1 chilo al litro. Infatti abbiamo visto prima che il chilogrammo era la massa di 1 litro d'acqua. Una sostanza ha una grande densità quando racchiude una grande massa in un piccolo volume, quindi la massa è molto concentrata. Qui ci sono equivalenze di densità simili a quelle degli esercizi nei miei file.